Bene, 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 bene. Jeskai Fiverr contro Borsint. I turni a breve partiranno. Ok, adesso immagino sia partito. Daremo per scontato che è questo il tempo. Ma non è un nostro problema. Ok. Ah, ok. Ho giocato il chierico. Posso bere un po' d'acqua? Abbiamo. C'è un momento in cui non fai richiesta. Abbiamo la di destra. Sì, Roberto Cattaneo con Jeskai Fimerate, alla sinistra Matteo Beretta, il nostro Matteo Beretta con Borsint. Oggi Troppe cose ha giocato. ma aveva, sono tutte sbellucicose, sbellucicose. Penso che sia un clou. Buon pomeriggio, Ciao, guarda spoiler. spoiler. È un clou. È un clou di Traben che ha No, ripreso. è il samurai No, di, come si chiama? Non gioco con Pauper, non mi ricordo più. Barbed no, no. Battlefield. Ah, ok, è il ribelle. È Il ribelle, samurai esatto. firme, anche quello, sai. Ma a me sono un samurai, è scritto F7. E la carta che spara flescia, non so dirgli cos'è, perché spara flescia. Penso sia Glintok perché ha ripreso Barbed. E al momento Fimer fa quello che deve fare Fimer, ovvero rampare. Il momento è decisivo. Il problema è che Boros non è così veloce Quella versione lì no, da esatto. chiudere in questi In 5 4-5 turni, è turni, vero. ovvero in cui Jeskai deve iniziare a cercare landa, a gestire le sue risorse. A differenza di quello che può essere un monorosso o il Con l'altra versione di di Boros, quella Boros, più sì. spinta. Ma quindi Con la prowess, è un possiamo dire. Glintok per quello che Eh sì. fa quello gigante. Chat, non tutti insieme, sennò si intase, non so che. Mi sei K2, sicuro? altro Barbed Battlefist. Però metti un po' di pressione, metti tanta pressione Allora, su quello comunque. sì, il Kagamirrodin E funziona. Recommission, carta in monopair di E solito per prende più uno soliste. più uno, tra E l'altro. riprende in mano, sì, e prende anche più uno più uno. Diventa Carta un carina. 3-3, che non è indifferente. Sta ancora sotto bolta, Però però comunque è un riesce a danno in gestire. più. No, no, è una buona carta. L'ho vista giocata da molti giocatori in monopair. Peccato che non sia. Non sia instant, stai per dire. Certo, Instant era un po' poi. too much. La giocherebbero anche Altra. in Modern. Eh Jeskai, sì, volente sì. sì. Altra. Wildfire. Sembra avere abbastanza lande. Però. La svolta arriva secondo me a turno 6, cioè a 6 lande, quando riesce a fare magari mistico. Protetto da counter o da una spell che ti faccia value in modo da poter gestire proprio la board. Il mistico per Boros è veramente una cartaccia, fa molta fatica a gestirlo. Sì. E comunque a 5 di body vuol dire che ti saranno due rimozioni, due carte per una, probabilmente una te la counter. Vabbè, con giorni rimane comunque la possibilità di Contorni, una quello di rimozione uno per secca. uno. Penso Però non so quanti giorni. che tengano le 4, 4 comunque. giorni. Due Penso di sì. O si è sceso a 3. Lembas. Lembas. Non ne so, un matchup interessante. Sì, trovo che sia interessante. Allora, Jeskai è da un po' che non si gioca. Cos'è? Cartaceo. Però online ogni tanto Sì. qualcuno. Intanto vediamo. Ok. Cicla Lorien. Ciclo Lorien. E poi gioca anche Landa. Landa. No, la gioca, vabbè, la prenderebbe in mano poi Sì. eventualmente la gioca.
Però sì. Immagini se avesse messo in campo la Terra Lorien. Ci fosse. Porca Se miseria. dovesse Se non mai fosse un stampare ciclo pianura, ma fosse un. un'abilità del tappa 1, metti in gioco. Sarebbe devastante. Dal mazzo. E qua che riprendi? Riprendi Volt. Volt. Sì, vedi. Adesso devi qua. eliminare. Adesso qua è dura. Perché. Effimerite è rischiosissimo tirarlo ora. Perché farlo ora vuol dire stare sotto un'eventuale risposta dei Verdi. E perdere due carte, a quel punto la partita sarebbe sì compromessa. Ma se Roberto riesce a trovare lo spot giusto per cominciare il suo flipper di archeomanti, diventa complicata la sigla per Matteo. Al momento non mi sembra il caso, anche perché per fare tutte queste manovre ha bisogno di tanto mana, a meno che non inizi ad essere avanti. Avremo delle difficoltà. Vediamo, vediamo. Però ho già 8. Sì, sì. In realtà basta. Quella cosa non l'avevo notata. Sì. È stato molto, molto spinto. Ben detto che non è molto veloce, ma non significa che in 5-6 turni non le chiuda. Bolt. Bolt. L'aveva chiamato. Passano 4. Lui deve fare per forza effimerita adesso. Se non vuole perdere. O lo perderesti il. Ok. Attenzione, ha un rosso. Ok, galvanica. Sì, galvanica. Magli, ma. No, a posto, è una galvanica da 4. Faccia. Ora, nelle side di Boros ci sono sicuramente le reliquie del Progenitus, tendenzialmente. Ma anche i cast into the fire. Tu giocheresti i cast contro Ephemerate solo per slandare? Perché no? È una buona. Instant. Instant di slando. Si vuole essere un po' più di controllo. Bisogna capire. Siamo in questo caso on the draw. Quindi puoi effettivamente scendere di quello che è un. Non così tanto, tanto la curva di mana è bassa. Se riusciamo a sbirciare la side di Barry, ha 4 piro. 4 piro. Che beh, sulla sì. Mette dentro, c'è un gorilla sicuro. Vedi, e quali sono i e anche i cast. Sì. Poi. Le ultime tre sono relic, e anche le tre relic. Sono ne mette dentro solamente 4, 5, una. 6, 7, 8, no. Mi perso di vedere un glitter. Di side? 8 carte che cosa togli? 8 carte sono tante. No, non ne ha messe 8. 3, 6, 7, 8, 9. No, 3, 6, ok, 7, 3 8. Cast addirittura. Allora, c'è da dire che vuole hai, proprio uccidere. Hai tante carte morte. I giorni. Non lo I giorni so, li togli. Vale la pena tenerli solo per il mistico? Probabilmente no, perché tanto anche Red Elemental te lo toglie. Anche perché con un counter. Vai a perdere. Quindi quelle le taglierei. Anche perché Clarkland Shaman si gioca ancora di main? No. Balla, no, non so. Non, in Jeskai? No, in Boros intendo. Non credo. Le liste no. iniziali lo giocavo. Che cosa. Tanto non li fai. Non li devi rimuovere Bird. Esatto. Bird. Non, non giocando più quella che è la versione iniziale con gli Evoke di Modern Horizon. Che era solo la via della migrazione Moonrifter. No, mass removal non servono. Quello è un bolt. Sì, un bolt. Anche munizioni è una esatto. Recommission. Quello è una recommission. Una palletta. Una palletta. E non facile. Non facile. Non facile la scelta. Assolutamente. Tu riusciresti ad essere così io veloce in plastico? Un sacco di fatica con. Fai fatica con? Con la side. Sì. Perché questa cosa sbagliatissima di montare prima le 60 carte e poi fare la side di 15. Sì. Sì, che è un po' sbagliato perché il mazzo è da 75. E questa cosa è in ottica. Di deck building è comunque sbagliata. E mi ritrovo spesso ad avere un
una side molto aggressiva contro un determinato mazzo e Ok, magari... perché è quello che ti dà più fastidio magari. Esatto, però poi mi ritrovo a non sapere cosa togliere dal mazzo. Ok, capito. Quindi Quindi magari ha più senso... ti concentri soprattutto su quello che sono le debolezze del mazzo piuttosto che diversificare e affrontare più situazioni. Però tu stai giocando anche un combo. Solitamente vai a giocare combo, quindi Certo. hai quella che dovrebbe essere un'unica difficoltà. Ok. Allora, tendenzialmente il mio ragionamento, che sicuramente è quello sbagliato, è quello di affrontare il matchup nella maniera più safe possibile, nel senso di non perdere in automatico ad alcune delle sue carte. Questa cosa però mi porta questo bias del seedare, di overseedare contro alcuni mazzi perché mi sento molto in difficoltà, quando in realtà poi andando a, cioè se devo entrare con 8 carte devo anche uscire con 8 Sì. carte, Che magari tolgo delle carte potrebbero fondamentali essere della importanti. strategia o che Forse sono ne rallentano importanti. il mazzo, quindi non so quanto ne valga la pena. Per quello che io sto sempre molto in difficoltà nelle seedate. Capisco, vabbè, è comprensibile, non è niente di che. Sono sempre curioso di vedere gli altri come giocano più che le 60 carte, le Sì? Ok. 75, cioè come si approcciano poi anche la partita post Beh, play. effettivamente giocare a 75 carte è un concetto differente che giocare a Eh sì, tra 60. l'altro guardavo un video l'altra sera Sì? del Delmo che spiegava come montare i mazzi e Sì? parlava molto chiaramente di questa cosa, di entrare nell'ottica, perché lui parlava di standard. Sì. Robetta. È Sì, beh, sicuramente un diverso. formato a cui non mi approccio e non mi approccerò mai probabilmente. Però diceva una roba molto intelligente. Oltre Quella! che dobbiamo Ciao, mi ringraziarlo. chiamo Luca. Mio padre. Adesso mi chiamo Luca, ma vado a perdere fino al discorso e basta. Stai dicendo di entrare nell'ottica delle 75 No. carte a differenza delle 60. Lo sai che è il primo sintomo dell'Alzheimer? No, è scambiare anche gli oggetti, non riconoscere più il nome, cioè associare dei nomi sbagliati agli oggetti. Oh, Nomi a concetti, invertirli. sì. Cioè, tipo questa a dire che è una Se forchetta, invece si mette tipo un coltello. Detto questo, non far non fa ridere, ridere. per favore. Detto questo, mi sono perso di nuovo. Diceva una cosa molto interessante, ovvero di approcciarsi alle 75 del mazzo, non alle 60. E di vederlo come un tutt'uno in funzione soprattutto del fatto che tu un torneo giochi Quattro almeno una partite? partita, Sì? cioè in un singolo match almeno una partita col side, quindi sei almeno 50-50, ma probabilmente 2 su 3 le fai con la side, quindi lo studio della side è una roba molto complicata secondo me e molto molto interessante. Queste live, Questi questi momenti. commenti mi permettono Quella! Ciao Zilam! di Grazie per il follow. analizzare come si approcciano gli altri giocatori a magari a un mazzo o a un metagame. Sì. Beh, sicuramente poi è istruttivo anche essere dietro lo schermo piuttosto che giocare solamente. Ma non è così divertente come giocare. Non lo so, a me piace guardare gli altri che giocano, Però piace lo scambio di idee. Io preferisco questo. Quindi in questo caso è una trabene con il clou. quello è un conterato, una bella hydro questa. Sì, ma non è importante che sia idro, che sia Wildfire. altro. Ma nessuno gioca Snappy questo mazzo. Meno male, Quindi fissi, ogni non ce volta la che ci faccio più. sarà una wildfire sarà promossa a Snap. Freezing Snap. Non voglio più saperne. Te invece come ti senti da di qua, dalla telecamera? Cioè, di partite Divertente. ne hai viste tante. Mi sono annoiato tante volte, altre mi sono Ti divertito. aiutano a conoscere meglio il formato, cioè. Sì, hai una visione più d'insieme, riesci a notare quali sono le scelte dei giocatori, soprattutto in due persone, ovvero la scelta che facciamo noi, che è sempre quella di mantenere due persone dietro lo schermo, la telecamera.
nel caso di avere anche una regia che ci aiuti, molto istruttivo, ti aiuta. Sono due cervelli a pensare sull'unica Sì, cosa. hai sempre il confronto. Hai sempre il confronto. Quella è la cosa che preferisco più di tutte. Anche quando sono lì a giocare. Devo dire, rimane comunque impegnativo essere dietro la telecamera, Sì. mentalmente parlando, non sto dicendo nulla di che. Tutto qua. Bolas. Col Bolas Idem. non gli va giù Altro Orle. Bolas. Era un po' che non si vedeva. Ma nella Shergi Sky è comunque Sì. una buona carta, sì, costa 2, ti scava 3 carte, può essere effimerato. No, no, effettivamente non. È un partito un po' lento Barry, quindi ha probabilmente in mano tante figure difensive. Ecco, l'unica cosa che mi lascia un po' sempre perplesso di Boros Sindh è il Sindarre, le Pyroblast o le Re d'Elemento, che sono secondo me fondamentali in alcuni matchup, tipo questo, tipo contro famiglie, che sono matchup un po' trepidanti. Però hai il rischio di girarle con Sintetize. E quel rischio è veramente tanto tanto pesante. Quando capita è davvero. Non dico il fine corsa, però Ci siamo la senti quasi. tanto, Ci siamo quasi. credo che riprende Randa. Non riprende Traven perché vuole lasciarlo giù, vuole attaccare. Non riesco a vedere le carte che ha in No, mano. Terra. falchetto non può riprendere. Non Ah, esatto, un è. altro. Vedete? Non è peschereccio. Evidentemente quelli dietro la telecamera non sanno di quello che Esatto, parlano. no, tu continui a dire cose a caso, ma Io non faccio è. andare la busta. Finché va Esatto. bene, vedete. Finché non mi denunciano va bene. No. Non dire queste cose. Ogni stream chiusa è una stream in cui io sono sopravvissuto e sono In ancora cui sei una sopravvissuto. persona libera. Sei una persona libera, certo, lo dici tu questo. Dice la legge, caro mio. Tanto il Barry continua ad attaccare e la portò ancora a 9. Ridendo e scherzando, facendo 4 spell tra l'altro, perché Red Elemental, Battlefist, Traven, il falchetto Scusami, se tu vai. molto luccicante, Falchetto molto luccicante. Se continui a picchiare, prima o poi scendi. Più che altro è che Jeskai è scomparso anche per questa sua lentezza. Per non riuscire a contrastare quelle che sono uno scred, Oh, tu dici un mazzo veramente lento e che ok? si Sì. trova in queste situazioni molto spesso. Secondo me sì. O meglio, secondo me è questa la percezione che è stata. E la scelta per cui molti giocatori l'hanno abbandonato. Soprattutto con la stampa di Monastery. Con il downgrade di Monastery e Monastery. l'accelerazione dei Può turni essere. e dei tempi. E Monastery ha cambiato tanto, Smetti di parlare come una persona che ha 20 anni in più di quelli che hai. Ti senti vecchio, sei anche chino. Poi ti fa male la schiena, le l'altra ginocchia. mattina mi sono svegliato e non riuscivo più a fare questo movimento, cioè se incrociavo le braccia così avevo un dolore alla schiena e ho detto basta, è arrivata la fine. E invece poi mi è toccato andare a lavorare. Ricordiamo, Morino lavora. Non fa niente, non ricordiamo. Non ricordiamolo, Non non lo vuoi ricordo. ricordare No, no, come no. sotto che regime lavori. L'errore per il regime. Lascia perdere. L'errore più grande della mia vita. Sì. esagerato. Siamo di due visioni differenti. Questo è. Cosa lavorare? No, lavorare no. Partita Sì, IVA non esatto, era aprire mai una quello. partita IVA, ragazzi, perché lo Stato. No, nel senso, lascia perdere queste cose. Però è Ah, veramente Bolt? complicato Ok, doppio Bolt. tirare avanti. Doppio volto un counter su una Beb su uno e l'altro è Nair, scusate. Oh, ma Ha un po' di bolt il Barry, simpatico! cioè carico oggi. È Dopo scoppiettante! stappa tira una galvanica dalla cima del mazzo. Senza neanche guardare. Arriva Mistico. Mistico qua, sposta. Mistico qua, dall'altro costo solo. Ah no, 4, 4. ok, 4, 4. Barry Doppio stappa e volto. fa. Ma Marvel Snap! E
Albanica. No, sarebbe, sai cosa sarebbe divertente? Giorni con over. Con Giochi. quei giorni ne tornate notti. Alla fine. C'è la Galvanica, da due forse. Può essere. Sai cosa dovresti fare? Giocare Sint, che gira un altro Sint, che gira un altro Sint e che gira Vediamo, Galvanica. vediamo. Oh, scusate il lag, ma è chiamata Sint che gira reliquia. Ora gioca reliquia, gira reliquia counterale, poi. Marvel Ha una carta in mano, cosa vuoi fare? Snap. Cosa. Io non potrò mai, cioè non puoi counterargliela. Cioè, noi sappiamo le carte che hai in mano, però è proprio un rischio. Sai cosa? Potrebbe anche scegliere di fare un'altra, di prendere un'altra direzione. Ah, ok, la spacca. La Va a mangia. pescare anche una carta. Ci sta. Tu al posto del Barry ti No, lanci. ho detto un'altra direzione che sarebbe quella. Ha una carta. Vado Il Barry si avanti di lancia. Il uno. Barry si lancia. Barry si lancia. Io forse avrei aspettato, ma invece ho Ah, fatto. montagna, ok. Invece il nostro Barry con il suo schioccare, con il suo snap, Marvel snap, è riuscito a portarsela a casa. Non lo so, Esattamente avrei forse 2-0. aspettato, No, però no, perché? giusto Allora, tirarlo. Dopo ancora un po' d'acqua io. vai, vai.